Una borsa di studio in ricordo di Simone De Fabrizis. Il papà Michele ha deciso di donarla all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Perché questa scelta? Innanzitutto, col venire a mancare di mio figlio lo scorso anno, un incidente banale, ci è crollato il mondo dell'affetto, dell'amore, della passione che aveva Simone per il mondo del restauro. L'Accademia, senza alcun dire noi, ci ha comunicato che avrebbe comunque dovuto dare questa laurea ad onore a Simone, quanto che ritenevano opportuno, che era più che meritevole, e io ho ritenuto opportuno di fare un percorso che negli anni dovrà donarle una borsa di studio sul ragazzo o ragazza più meritevole che si andrà a impegnare e verrà segnalata dal corpo docente per far sì che si riprenda un po' l'entusiasmo del circuito scolastico che poi venga dopo immesso nel mondo del lavoro. E quindi, siccome Simone era molto legato, persona gentile, a questo lavoro, è come se l'avessi data a Simone questa borsa di studio. Quindi sono felice di averlo fatto e lo farò pure in futuro, perché era la sua passione che andrà a merito di chi vorrà andare avanti nel restauro e nel mondo del lavoro. Una borsa di studio che arriva dalla famiglia De Fabrizis, che valore ha per l'Accademia accogliere questo gesto? Valore importantissimo, perché in questo modo Simone è tra di noi, rimane tra di noi, è tra i nostri studenti, quindi per noi ha un valore prima ancora che un riconoscimento, diciamo così, per una nostra bravissima studentessa, un riconoscimento proprio a Simone.